Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Nel video di oggi cerco di esaudire una richiesta che mi avete fatto in molti nell'ultimo periodo, che è quella di parlare del flow. Ho già fatto altri due video in cui parlo del flow, se non li avete visti vi lascio il link nel description box. Il primo su come e perché studio senza pause e il secondo sulla gestione del tempo. Ma molti di voi mi hanno chiesto di parlare in maniera più approfondita del flow ed in particolare di spiegarvi come si raggiunge questo stato di concentrazione profonda. Ma per prima cosa cerchiamo di capire che cos'è il flow. Il flow può essere definito come uno stato mentale in cui lavoriamo sodo verso un obiettivo, ci dedichiamo profondamente ad un'attività, siamo molto concentrati in quello che facciamo e adoriamo quello che facciamo a tal punto da perdere il senso del tempo. Quindi lo stato di flow è uno stato di profonda produttività in cui portiamo a termine quello che dobbiamo fare, ci dedichiamo ad una attività molto produttiva che può essere lo studio, il lavoro o un'attività artistica oppure uno sport anche, perdendo il senso del tempo e senza doverci sforzare ad essere produttivi, semplicemente seguendo questo flusso di felicità e produttività. Se volete saperne di più sul flow, avere una definizione più completa, vi consiglio questo libro di cui vi ho già parlato, che è appunto intitolato Flow. Vi lascio il link nel description box. Per ora è disponibile soltanto in inglese, ma credo che venga pubblicato a breve in italiano. Faccio un po' di ricerca e poi vi lascio il link anche al libro in italiano nel caso in cui fosse già disponibile. L'autore di questo libro fornisce prove scientifiche, esperimenti, esempi di come funziona il flow e dell'esistenza stessa del flow ed in particolare associa il concetto di flow, quindi questo stato mentale di felicità e produttività, appunto alla felicità, cioè alla massima concentrazione in quello che si sta facendo nel momento presente, che ci assorbe completamente e ci fa dimenticare tutte le nostre ansie e tutti i nostri problemi, ci fa veramente vivere nel presente. Quindi, siccome pare si tratti di uno stato mentale di massima produttività, ma anche di felicità, direi che vale davvero la pena di provare a raggiungerlo, di provare diverse tecniche per raggiungerlo, perché ci permette appunto di essere contemporaneamente produttivi e felici. Ora cercherò quindi di condividere con voi alcuni consigli per raggiungere lo stato di flow, alcuni tratti dal libro che vi ho appena menzionato, altri semplicemente dalla mia esperienza personale. Il primo consiglio è quello di eliminare tutte le distrazioni, inclusi telefono, videogiochi, computer, eliminare le distrazioni nel momento in cui ci vogliamo mettere a fare qualcosa di produttivo, come studiare, lavorare o un'altra attività alla quale ci vogliamo dedicare. Il motivo per cui dobbiamo eliminare tutte le distrazioni prima della sessione di studio in cui vogliamo raggiungere il flow è che per raggiungere il flow sono necessari 10-15 minuti, almeno 10-15 minuti di concentrazione in cui ci dedichiamo ad una determinata attività senza dedicarci a nient'altro, quindi senza pensare a nient'altro. Se abbiamo vicino a noi continuamente il telefono che vibra, oppure stiamo guardando una serie TV o abbiamo qualche altro tipo di distrazione, diciamo che il nostro tentativo di raggiungere il flow fallisce in partenza, perché continuiamo a distrarci e non riusciamo ad arrivare in questo stato di concentrazione. Il secondo consiglio è quello di eliminare le distrazioni interne. Nel consiglio numero 1 abbiamo parlato delle distrazioni esterne, quindi di tutti gli elementi esterni alla nostra persona che possono distrarci e possono impedirci di raggiungere il flow. Ma come ben sappiamo ci sono anche pensieri, ansie, preoccupazioni, elementi di stress che ci impediscono di concentrarci, che continuano a catturare la nostra attenzione impedendoci di raggiungere il flow. I miei consigli per eliminare queste distrazioni che io chiamo interne sono quelli di provare a fare journaling, cioè di scrivere su un foglio di carta o sul vostro bullet journal o sul vostro computer, ovunque, i vostri pensieri, cioè quali sono quelle preoccupazioni, quelle ansie che vi impediscono di concentrarvi su qualcos'altro e continuano a catturare la vostra attenzione. E il secondo consiglio che vi do è quello di provare a meditare. A volte bastano anche 10-15 minuti al mattino, per esempio, o alla sera, dipende da quando ne sentite il bisogno, quando sentite la testa più piena di questi pensieri. Quindi sedervi, meditare
e provare a liberare la mente da tutti i pensieri. Io non sono un'esperta di meditazione, ma potete trovare molte informazioni sulla meditazione su internet. In questo modo, eliminando anche le distrazioni interne, si può procedere, avanzare verso il raggiungimento del flow. Il terzo consiglio riguarda la nostra forza fisica e mentale ed è quello di cercare di raggiungere il flow nei momenti in cui siamo più forti, sia fisicamente che mentalmente. È difficile iniziare una buona sessione di flow se siamo affamati, se abbiamo sete, se dobbiamo andare in bagno, se abbiamo varie esigenze di tipo fisico, perché interromperemmo la nostra sessione immediatamente. Quindi, come ho detto anche in altri video, prima di provare a metterci a lavorare, a concentrarci, dobbiamo cercare di soddisfare tutti i nostri bisogni in modo da non dover interrompere il nostro studio o il nostro lavoro. Con l'allenamento si riesce poi a raggiungere il flow in qualunque momento della giornata. Per me, ad esempio, è molto più facile raggiungere lo stato di flow al mattino rispetto che al pomeriggio, anche se poi in realtà ho imparato a raggiungerlo anche al pomeriggio dopo il lavoro per esigenze di gestione del tempo e anche grazie a un po' di allenamento. Ma comunque, per iniziare, le prime volte che provate a raggiungere il flow vi consiglio di scegliere il momento della giornata in cui normalmente vi sentite più forti e carichi, quindi può essere il mattino oppure può essere il primo pomeriggio, per alcuni può anche essere la sera. Chiaramente deve essere un momento della giornata in cui avete il tempo di raggiungere il flow, quindi direi che dovreste avere almeno 2 ore di tempo, perché magari le prime volte può esservi necessario un po' più di tempo per raggiungere questo stato e poi volete godervelo fino alla fine. Idealmente io cerco di mantenere lo stato di flow per circa 4 ore, quindi considero una decina di minuti all'inizio della sessione per entrare nello stato di flow e poi ho 4 ore in cui lo sfrutto fino all'ultima goccia. Ma potete iniziare con sessioni di durata molto più breve. Il mio quinto consiglio è quello di dedicarvi ad un compito preciso. Mi spiego meglio. È difficile sedersi alla scrivania ed entrare nello stato di flow se non si sa che cosa si deve studiare, se non si ha un piano, si continua a saltare da un'attività all'altra senza veramente concentrarsi su alcuna di esse. Quindi, secondo me, è molto utile pianificare la sessione di studio, avere chiaro quale obiettivo si vuole raggiungere, quali compiti è necessario portare a termine e focalizzarsi su di essi. In questo modo, nel nostro cervello viene spenta quella funzione che è costantemente alla ricerca di qualcosa da fare e il cervello si può concentrare completamente sull'obiettivo che abbiamo davanti a noi. Il sesto consiglio riguarda il compito in sé, cioè l'attività alla quale ci dedichiamo. Questo è un aspetto di cui l'autore del libro Flow parla molto e fornisce anche molti esempi utili e riguarda il fatto che il compito da svolgere, il nostro obiettivo nella sessione di flow, non deve essere né troppo facile né troppo difficile. Non deve essere troppo facile perché altrimenti ci annoieremmo. Se volessimo fare 2 più 2 per 4 ore risulterebbe un po' difficile non annoiarsi, perché 2 più 2 è una cosa che abbiamo imparato a fare molto tempo fa. Quindi non dobbiamo avere un compito troppo facile, altrimenti è difficile impegnarsi al fine di raggiungere il flow. Ma dall'altro lato non dobbiamo avere un compito troppo difficile, perché se quello che ci proponiamo di fare è troppo difficile, il nostro cervello non riesce a connettersi al compito e quindi non riesce ad entrare nello stato di flow. Il nostro compito quindi deve avere il corretto grado di difficoltà, deve essere qualcosa che sappiamo fare ma che contiene anche alcuni elementi per i quali ci dobbiamo sforzare di più. Ed è proprio lo sforzo, quando non è eccessivo, che rende il compito interessante. Ovviamente studiando al liceo, all'università oppure lavorando non è sempre possibile scegliere esattamente il compito che si vuole svolgere e quindi bisogna cercare di aggiustare il livello di difficoltà agendo su altri elementi. Ad esempio, se abbiamo un compito da svolgere che è troppo facile, quindi che troviamo noioso, potremmo cercare di renderlo più difficile stabilendo un limite di tempo che possiamo utilizzare a quel compito, in modo da dover far lavorare il nostro cervello un po' più velocemente. Dall'altro lato, se un compito risulta troppo difficile, possiamo dedicare più tempo, possiamo suddividerlo in più passaggi separati in modo da renderlo un pochino più facile e alla nostra portata. Nel libro Flow, questa immagine è molto esplicativa, in cui da un lato abbiamo il livello di difficoltà, dall'altro lato abbiamo le nostre capacità ed è in questo canale qui
che troviamo lo stato di flow, perché abbiamo un livello di difficoltà che è corretto, proporzionato alle nostre capacità. Se la difficoltà è troppo elevata, avremo l'ansia, ci verrà l'ansia di non essere in grado di portare a termine il nostro compito. Se il livello di difficoltà sarà troppo basso per le nostre capacità, saremo annoiati e quindi non riusciremo a raggiungere lo stato di flow. Il consiglio successivo è quello di avere un obiettivo specifico. Mentre prima vi ho detto che è necessario sedersi alla scrivania e sapere a cosa ci si deve dedicare, quindi sapere se è matematica, chimica, fisica o letteratura, e non semplicemente dire oggi pomeriggio studio, dire no, oggi pomeriggio studio questa specifica materia. Ma è anche necessario avere un obiettivo finale, cioè qualcosa che dobbiamo portare a termine entro la fine della sessione. Può essere quindi un numero di pagine, un numero di esercizi, oppure ripetere determinate nozioni, può essere qualunque cosa, però deve essere un obiettivo predeterminato, perché solo in questo modo avremo qualcosa davanti a noi che ci attende e daremo una direzione al nostro studio, e poi una volta portato a termine il nostro compito ci sentiremo soddisfatti. Un ulteriore consiglio è quello, se possibile, di dedicarsi a un'attività in relazione alla quale possiamo avere un feedback immediatamente. Per esempio, se facciamo degli esercizi di matematica, sarebbe molto utile avere le soluzioni degli esercizi in modo da poter verificare se l'abbiamo fatto giusto o meno, perché il feedback positivo, cioè il risultato positivo, ci invoglia di più a rimanere nello stato di flow e ci aiuta a non deconcentrarci. La stessa cosa si può dire se si fa active recall, perché si può andare a controllare che le nozioni che si richiamano siano corrette. E quindi questo feedback positivo invoglia di più il cervello a rimanere nello stato di flow. Un punto in più del quale voglio parlare è quello della musica. Ci sono molte opinioni diverse riguardo all'impatto della musica sul raggiungimento del flow. Personalmente, io quando studio a casa, studio nel silenzio, preferisco continuare a studiare in silenzio, cioè preferisco non ascoltare alcun tipo di musica. So che ci sono persone che preferiscono studiare con la musica, quindi penso che sia totalmente soggettivo. Però devo dire che quando studio in un luogo in cui c'è più rumore, oppure quando sono in ufficio e lavoro e mi devo concentrare, mi piace molto ascoltare playlist di suoni della natura, oppure di brainwaves, si chiamano, ho trovato alcune playlist su Spotify, che mi aiutano ad isolarmi dall'ambiente esterno, quindi a non sentire tutto quello che succede intorno a me e a concentrarmi per raggiungere il flow. Quindi valutate un po' voi se preferite utilizzare musica, suoni della natura, oppure rimanere in silenzio. Voglio ora condividere con voi ancora un po' della mia esperienza personale. Inizialmente, molto tempo fa, io ho provato il metodo Pomodoro, i vari metodi per cui si studia per un certo periodo di tempo, poi si fa una pausa e si prosegue così in maniera regolare. Ho provato per un certo periodo e non mi sono trovata bene, perché quando io mi immergo nello studio o nel lavoro, mi immergo in un'attività e riesco a raggiungere il flow, non lo voglio interrompere, quindi voglio sfruttare questa onda di produttività fino alla fine. È una mia opinione personale, mi trovo molto bene con questo metodo perché mi sento molto più produttiva e mi piace fare quello che faccio, perché nel momento in cui sono nello stato di flow sono felice, sono estremamente concentrata e focalizzata e sono vivo nel momento presente. Quindi per me è una cosa che funziona. Per questo motivo, visto che molti mi avete chiesto cosa ne penso del metodo Pomodoro o di altri metodi simili, credo che siano validi per alcune persone, ma non lo sono per me, perché io preferisco immergermi totalmente in quello che faccio. Quindi, quando ho letto il libro Flow, sono stata molto felice di trovare una conferma del mio metodo di studio. Ed in realtà il flow, al di là dello studio e del lavoro, si applica, come ho detto prima, anche in relazione all'arte, perché già i greci definivano in qualche modo questo flow come eudemonia. Costituiva appunto l'innalzamento della persona tramite una determinata attività, soprattutto artistica, quindi è un concetto che si ritrova già nell'antichità. Se non l'avete mai provato prima, io vi invito a testare questo metodo per raggiungere il flow e vedere quali sono gli effetti che il flow ha su di voi, se riuscite a raggiungerlo, se siete più produttivi, oppure se
siete semplicemente distrutti alla fine della sessione di studio. Come vi ho detto, secondo me è un metodo eccezionale perché mi permette anche di ridurre il tempo che dedico allo studio e al lavoro ed avere altro tempo per altre cose. Chiaramente ci vuole allenamento per rimanere concentrati per molto tempo, ma vi garantisco che iniziando con piccole sessioni di flow si riesce poi ad arrivare a 4, 5, anche 6 ore di concentrazione senza interruzioni. Chiaramente dopo saremo stanchi, ma ci potremo anche dedicare ad attività più rilassanti. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e abbia risposto alle vostre domande su come raggiungere il flow. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questo metodo e fatemi avere le vostre richieste per i prossimi video. Ricordatevi anche di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram per vedere un po' di più della mia vita quotidiana. E andate a guardare la mia playlist dei Vessays se volete altri consigli di crescita personale, perché è lì che metto tutti i video su questi argomenti. Io intanto vi abbraccio forte, vi auguro un buon flow, vi auguro di poterlo raggiungere e ci vediamo nel prossimo video.